Allora, io sono Marcus Crone, signore e signori, bentornati nella Project Ozone 2 in Kappa Mode! Nell'ultima puntata abbiamo scoperto come imbrigliare la forza del Draconium, dell'Awakened Draconium dentro al reattore della Draconic Evolution, che abbiamo spento perché, ragazzi, se mi riempie la batteria, questo esplode. Quindi abbiamo deciso di spegnerlo mentre eravamo in live, però tutti questi errori, queste biga esplosioni, ci sono servite, ragazzotti. E vi faccio vedere a che ci sono servite. Andiamo a prendere il nostro libro degli archivi. Delle quest. Questo gol qui mina interamente un dungeon della Aether. Uno, un giocatore normale si sarebbe messo a scavare, no? Tanto c'hai questa qui, fai così, piano piano. Però è lungo e Marcus Crone è famoso per essere pigro, pigrissimo. Quindi, come ho scavato il dungeon della Aether? Con un fusion reactor. Esatto. Signori, vi presento il dungeon della Aether, o meglio, quello che ne rimane, ovvero nulla. L'abbiamo devastato e l'abbiamo distrutto. Abbiamo costruito semplicemente un altro reattore qui, e gli abbiamo permesso di esplodere. Ha distrutto tutto tranne una piccola struttura che ho distrutto con il martello dell'Infinity. Tra l'altro, quello che vedete qui è questa cosa che è durissima, è tipo la Bedrock, però ancora peggio perché non rompe niente, lo rompe. Ho scoperto un modo per romperla, guardate qua, basta che ci metti un blocco e puoi rompere e tadan, lui te la rompe e quindi puoi spacchettarlo. Spacchettiamo epicamente. Adesso arrivano tutti questi blocchi maledetti. Non so perché questo è rimasto. Signori, abbiamo fatto anche questo obiettivo. Vi faccio vedere l'ultimo obiettivicino ciccio 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 che abbiamo fatto, sempre in live, perché devo fare giustamente un recap, se no voi dite ma Marcus non l'hai fatte tutte le quest. Invece no, l'ho fatte tutte, cacchio cacchio. Andiamo a vedere tra l'altro se me l'ha fatta oppure no, perché abbiamo un po' di lag quando ci teletrasportiamo, ma è normalissimo, guys. Ecco, cose. Abbiamo deciso di aggiornare, di migliorare la produzione di Awakened. No, scusate, di Demon Steel of Magnitude. Vediamo un po'. 16 pezzi. Non è bastato 16 pezzi, ce ne vogliono di più. Guardate qui, praticamente un botto di diamanti finiscono qui dentro. Eccoli qua. E si trasformano, vanno qui dentro a diamantarsi. Di qua un botto di temperio finisce qui dentro, guardate quanto ce n'è, e qui semplicemente i macchinari fanno il loro dovere. Quindi prima erano 2, adesso sono 6, e c'è un piccolo problema di... non bastano, ragazzi, non bastano, devo mettere più a Richmond Chamber, non l'avrei mai detto, e invece ecco qua, la situazione sta migliorando, ho aggiunto soltanto 3 ragazzotti e guardate qua, stanno aumentando adesso tutti i cicciotti. Accidenti, ho perso un giorno con questo discorso, vi ricordo che dobbiamo fare uno stack da 64 di Demon Steel of 11th magnitude, che costa 1.200.000 EMC l'uno, senza utilizzare i metodi creativi. Quindi, cioè no creativi nel senso tipo che fantasiosi, i metodi creativi, quelli tipo creative tank, creative cazzo, no, senza usare gli MC, scusatevi, che cacchio dico, quindi non posso andare qui e prendere questi, ovviamente. Quindi, questo setup è completo, io direi di andare a interessarci a quello che manca, signorotti. Togliamo questa brutta visualizzazione e andiamo a vedere. Costruire la turbina della Mechanism. Produrre 10 bilioni di RF su tick usando metodi non creativi. E... No, di qua. Sì, questo qui lo stiamo facendo. Signori, craftare il Creative Compressor e il Creative Infinity Oxygen. Io ho già messo una cosa che sarebbe lentissima a farsi. Vediamo un po' se me la sta facendo. Sei lentissimissima a farmela, questo non mi piace, non so perché è molto lenta a farla. Andiamo a controllare visto che ci stiamo. Mi sono perso il reattorone, eccolo qua, andiamo di qua, no, questa è cosa, andiamo di qua. Ragazzi, quanto spam di merda c'è in questo mondo. Perché no, non arriva la roba? No, arriva, eccola. Cos'è? Ah, il int. Oh, prendilo. Pronto? Dovresti prendermelo tu, no? Sì, empty CBC. No, aspetta, scusa. Guardalo, sta a fa come gli pare.
Scusi, no, ho preso la sua roba. Mi dispiace. Non volevo prendere. No, non volevo prendere la sua. Ho rotto l'autocrafting. Ho rotto la pneumaticraft, ragazzi. Mi dispiace tanto. Yellow, Compressed Iron e Redstone Antonio Calabro. Andiamo a prenderla a mano. Quindi, via. Ti prego, dimmi che c'ho la plastica, ma dovrei essere fatta un pochino. Yes. Compressed Iron, no, ce l'ho. E Redstone Alloy, eccola qua. Dovrebbe andare. Dovrebbe andare. Op. No. Pronto, Marcus Cron. Ok. Vediamo un po'. Op. Op. E op. Credo di aver sbagliato qualcosa. Sì. Pinted. Dai, dimmi che cosa ho sbagliato di te. Erano questi? No. Erano questi? No. Erano questi. Cos'è? Cos'è? Cosa ho fatto di male? Perché? Perché Prematicraft tu mi odi? Mi odia, ragazzi. Advanced. Erano questi. Advanced CQB. Ah, i printed. Ma porca merda. Printed. Oh, eccoli qui. Eccoli qui. Adesso dovremo farcela. Vediamo. Yes. Yes, yes. Si stanno trasformando. Perfetto. Adesso come riprendo questo? Tolgo un attimo il filtro da qui. E poi ce lo rimetto. Perfetto. Perfetto, quindi ci dovremmo avere gli advanced che mi servono, signore e signori. Guardate un po'. Per fare non questa. Non questa. Non mi servono. Alle volte la pneumaticraft mi fa cascare un pochino le palle. Pronto? Creative. Yes. Eccola. Dove sei? Dove sei? Vedi? Non me lo faceva vedere? Sei un bastardissimo. Ti odio tanto. Ragazzi, questa probabilmente, plausibilmente, incredibilmente, è la penultima puntata. Quindi vi esorto a lasciare un bel pollicione in su per supportare il vostro Marcus Cron, che ci ha messo tanto divertimento innanzitutto, ma anche tanto impegno per portarvi questa serie che è davvero davvero particolare. E direi esserci rassurati in 103 episodi con tutte le live su Twitch. Per quanto riguarda l'estetica, sono davvero soddisfatto di questo mondo. C'è un ragazzo che mi ha lasciato un commento che mi è piaciuto tanto. Mi ha detto: Marcus, è talmente bello sto mondo. Ma adesso stiamo con la low quality, quindi non si vedono le ombre, non si vedono i dettagli, eccetera. Però a me piace un sacco, soprattutto perché di solito io non sono per niente bravo a costruire il campo profughi. E mi ha detto: perché non lo trasli e quando farai una Sky Factory ci giochi dentro? Sarebbe bello, però non farò mai più Sky Factory. No, non è vero, sì, le farò, ma non c'ho proprio la voglia adesso di fare Sky Factory, ragazzotti. Quindi andiamo nella Dire Crafting Table, andiamo a vedere come si fa. Mi sono tolto i ciabatte perché fanno troppo rumore. Andiamo a vedere come si fa il Creative Compressor. Vuole 6 di questi qui e 6 di questi qua, quindi non ce ne servivano così tanti. A questo punto io butto dentro tutte queste cosine, mi faccio fare molto più lentamente del previsto un po' di queste, così mi porto avanti e moltiplicherò la cosa del Demon Steel. Poi schiamo creative compressor. Oh, così ci esce soltanto lui. No, i transistor, i caos, ne ho fatti altri, ragazzi. Ho preso altre shard, ho fatto altri caos catalyst. L'unico problema è che sti tazzo di transistor so sempre. Esatto, e poi c'è il crystal che vuole la crystal stone. Io non so se ce ne ho abbastanza. Crystal stone, ne ho 46 secondo me. Con 46 che la famo, eh. Andiamo nel nostro impianto. Togliamo questo, vi prego, che paura, mi spaccava tutto. Andiamo a questo impiantino qui, morbido. Qui c'è il draconium, lo possiamo togliere, giusto? Perché non funzionava? Bop. Non lo so, non veniva preso? This smash it. Ok, no, vabbè. Qui c'è il sulfuric acid, ma non c'è niente dentro. Va bene, e quindi andiamo a mettere qui. No, dove era? Mi sono perso un macchinario, guys. Mi sono perso. Ah, sì, andava qua. Eccolo qua. Perfetto. Mi crea, me lo swash, mi crea quello pulito.
Michela le sciardine e io non mi ricordo se vuole Crystal o le shard. Vuole Crystal Crystal. Fa abbastanza ridere. Però vuole Crystal Crystal. Quindi 3, 6, 12 soltanto. Opelà. Ce li abbiamo. Ce li abbiamo. Ma come andiamo, ragazzotti? Ma come andiamo? Andiamo a vedere se intanto mi ha finito di fare i printed. Non so perché l'Applet è davvero davvero lenta. E vediamo se intanto possiamo mettere a fare i transistor. Me ne servivano un pochino, se non sbaglio, No, più di 10. Molto più di 10. Dimmi che ho la plastic nera. Yes. Grazie Marcus Cron per portarti avanti ogni tanto. Plastic, eccola qua. E andiamo intanto a mettere questa robetta qua. Creative Compressor, poi davvero non ho idea di quanto tiri fuori, di quanto faccia. Vuole anche queste qui, ma fortunatamente hanno un valore di AMC, quindi Gas Storage. Eccole qua. E ce le buttiamo dentro. Quindi, opelà tutto intorno. Ok, opelà, opelà, opelà ed opelà. Andiamo a prendere anche un bel compressed. Eccolo qua, Iron Block. E non mi ricordo se è un Infinity. Cosa? Vuoi la Creative Tank? Ma sarai un figlio della merda. Vuoi una Creative Tank? No. Vuole una Creative Tank, ragazzi. Bastardo. Io pensavo che volesse il classico lingotto. No, dai, non è possibile. Non è... Mi stai distruggendo tutte le speranze. Vuole una Creative Tank? Ma pezzo di merda. Ma pezzo di merdissima. Va bene. Credo che sacrificheremo una Creative Tank che già abbiamo in nostro possesso, perché sinceramente già ne ho fatte due, non me va di fare una terza, soprattutto mentre sto per registrazio. Andiamo a vedere un pochino di fare questo. La gola se ne va. No, dai, davvero devo fare tutto sto giro di peppole? Ah, c'hanno un valore di MC. Fermi tutti. No! Posso dare fuoco a tutta la pneumaticraft, per favore? Mannaggia quando ho detto... Ok, non mi sta dispiacendo. No, mi fa cagare. Mi fa schifo. Schifo. Bod di merda. Ragazzi. Noi... Non temiamo né la morte né Pamela, ma la pneumaticraft un pochino la temiamo, eh. Lo dico un pochino. Allora, mo devo settare questo qui per fare l'Advanced Antonio. Ma io già l'avevo fatti. Mi pare di sì o mi pare... Non mi ricordo. Vabbè. Ok. I pressure chamber valve là. Ce l'hanno. Quindi, pressure channel valvola. Eccoli qua. Perfetto. Se io li metto qui. Scusate. Se io lo metto qui dentro. Oh! Oh! Ma chi lo riconosce? Hai preso. Bravo braccetto, fermati! Sì! Zzzz! Bravo, sì, stai laserizzando? No, raga, mi riconosce. Papà. Ok. Grazie. Sì, ma dai. Ma vieni. Sì, effettivamente già l'avevo fatto per qualche cosa per questi. Maybe. Sì, ok, niente. Temevo di dover mettere un altro programma. Invece no, invece con questa composition ce lo prende. Oh, che bellezza, ragazzi. Quanti ce ne servono? 2, 4, 5, ce ne servono only 10. Ma è meraviglioso. Pressure. Vediamo un po' se troviamo quello basico. Come si chiama, scusa? Si chiama Air Compressor. Col cacchio che lo trovavo. Compressor, eccolo qua. Ho finito gli MC? Guys, ho finito gli MC. Ma che strano. Io non credevo che li puzziano. Na 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 na, perfetto. Na 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 na. Turudu, turudu. Ok, possiamo farcela. Possiamo farcela, no! Facciamo così, buttiamo dentro queste cosine, ne prendiamo 15, signore e signori, perfetto. Poi, abbiamo detto che vuole i transistor però, giusto, non posso farlo qui. I transistor, me ne ha fatti 10. Ma allora è lento, ma è costante, ma che bravo.
Ma che bravo davvero. Sian, me ne prendo un pochettino, almeno quello che ne rimane. Tanto non credo che ci serva altro, sinceramente. Riprendiamo Alloy Redstone, eccola qua. E Compressed Iron, eccolo qui, e lo facciamo noi a mano. Quanti ce ne servivano, amico mio? 2, 4, 6, 8, 9, 18. A questo punto, io per non sapere, vi legge né vi scrive, ti farei così. Oh, guardate come poppano i nostri transistor. Ho sbagliato? Sì. Ho sbagliato. Va bene. Non fa niente perché... Ecco qua. Ma guardate sto braccetto che bello. Questo è bello, Mi ricorda molto la Bullcraft. Questo è davvero bellino, questa automatizzazione. Un po' un finger in the ass, se devo essere onesto. Però va bene lo stesso. Allora, prima di andarcene da questo mondo flat, è importante... Oppela. Andare a raccogliere... Ragazzotti, dovrò utilizzare un metodo non cre... No, sto sbagliando tutto quanto. Cose, reattore, andiamo al reattore, perfetto. Sì, ed è di qua, ed è di là. Dovrei mettere dei waypoint, o dei cartelli, non lo so, dei teletrasporti. Ok, buongiorno, vediamo un po'. Questa qui l'ho accesa ieri sera. Minchia, che cos'è un P? Un pianeta di RF, non lo so, qualcosa di... Ma questo continua ad andare? Sei uno spettacolo. Mi dispiace, mia cara Vrencina. Sì, mia cara Portable Tank creativa. Ma devo prenderti per un fine superiore, ovvero completare le quest. Quindi qui mi dovrò mettere a fare... La torre di Li Jiang. No, mi devo mettere a fare questo materiale qua, invece che creativo, lo devo... Come abbiamo fatto questo procedimento qui, alla fine. Questo continua a produrre, ma è incredibile davvero. Poi adesso, vabbè, gli ho tolto il coso, dovrebbe finire. Non finisce. 627 milioni di RF, ma che spettacolo! Ma che spettacolo è? Gnammi, gnammi, gnammi. Ok, torniamo prima a casa, così risetto questo. Ce la stiamo facendo. Che la stiamo facendo. E poi che cazzo ci faccio quel coso dello Steam, cioè col compressor, col Creative Compressor? Non lo sa neanche il creatore del modpack. All'ultimo ha messo, malgrado questo modpack sia fatto benissimo, all'ultimo ha messo un pochino di cose un po' gnè, se devo essere sincero. Tipo, prendi tutte le teste. Ah, abbiamo fatto anche quello di tutte le teste, guys. Andiamo qui, facciamo così, molto bene. I miei transistor dove sono? Sì, tran e anche un po' sistor. Voilà, eccoli qui, le ci sono fe, signore e signori, abbiamo un altro tassello, anzi forse uno degli ultimi, il Creative Compressor della bruttissima, ma che dico bruttissima, minchia 30 bar fa. Minchia, davvero? What the fuck? È un bordello 30 bar, considerando che a me e là me ne servono 5. Andiamo a metterlo nella stanza del tesoro, che non c'è effettivamente. Lo mettiamo qui, ecco. Molto bene, un posto misero dove metterlo. E andiamo, oppela. Ed oppela, visto che questi qui sono varie tipologie di quest per chi non deve fare quelle di K-Mod. Signori, andiamo a finire le cose creative con il Creative Infinity Oxygen Antonio Calabro. Non gli piace. Quindi scriviamo Oxygen, eccolo qua. Ta-dan! Oh, questo è facile. Vuole i crystal, di nuovo i crystal ritornano. Fa abbastanza ridere, i cristalli di cristallo. È come se... che cazzo ne so, vorrei un gelato al gusto gelato. Ok, prendiamo i nostri cristallezzi e usciamo a rivedere le stelle. Anzi, l'arcobalazzo. Ma quanto è bello questo mondo, ma quanto è bello! Voi ricordate? Attenzione. Non disturbare il guardiano del tempo. Scusi, chiudo la porta. Mi scusi. Andiamo da Mario. Abbiamo messo la testa di Mario in game. Quindi siamo molto tutti più felici. Oppela. Usciamo. Andiamo qua sopra. Bello da casa. Oppela. Allora. Direi di cominciare con... C'è un bordello di roba, Però è più facile perché non c'è roba che non abbiamo. Infinity and Beyond, ok. E poi al centro vuole l'Infinity Catalyst. Per ora non ho visto Chaos Shard e sono abbastanza contento di questa scelta. Quindi
mi confondo tra queste due. Dobbiamo mettere, ti prego, che culo ragazzi, che culo. Queste qui erano una roba che ci serviva per fare i pannelli solari, ok? Se non sbaglio, questi qui che ci servivano per fare questi. Avevo fatto tutto l'impiantone, ma poi l'ho distrutto. Meno male che ci sono meno. Mamma mia, che scagazzo che c'ho avuto, che scagazzo. Madre, madrissima, matrigna, matrona. Ok, facciamo così. Mazza, che memoria, Marco Scrona, che memoria. Le star, però ci servono le infinity, eccole qua. In the star, no, 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 no. E voilà, e andiamo a mettere l'infinity. Così, così. C'è qualcosa che non va. Che dovrebbe essere questa che non va. Bastardo Marcus Crono, come ti permetti a sbagliare tutto quanto? E voilà. Poi abbiamo bisogno dei crystal, ovviamente, dei compressed di Antonio Calabro, degli oxygen stored mood. Che cosa sta succedendo a Minecraft? Minecraft torna tra noi, ti prego, perché sei diventato piccino piccino picciò? We don't know. Ok, oxygen, prendo tutto quello che c'è scritto oxygen praticamente. Tanto gli MC non mi mancano. Perché è successo questo? Oxygen. Allora, storage module, ok. Poi questi. Poi che altro? Prendo tutto, ragazzi, prendo tutto. E i collector e i compressor. Ma vabbè, ma facilissima questa. Compressor e sì, collector, un altro compressor. Ma butta tutto dentro, Marcus Cron. E l'unica altra cosa sono le plate di neutrinium che non abbiamo più fatto. No, sì, ce l'abbiamo. Ma che dici, Marcus Cron? Ma che cosa vai di Cienzo? Ok, storage module. Così, così, così e così. Perfetto. Poi, crystal e due di questi qui, queste brutte cose orrebonde. Quindi facciamo così, così. E ci mettiamo i crystal 1, 2, 3, 4. Ci siamo. Ci siamo. Il sealers non l'ho messo. Compressor intorno e collector al centro, ok. Collector a croce e compressor, dove cazzo, eccoli qua, intorno. E ci mancano i sealer, tadan. Vediamo un po', signore e signori, l'ultimo cazzo di oggetto creativo. Non viene perché Marcus Cron è un ritardato e c'è qualche cosa che non fa. Ma perché non mi fai mai fare la chiusura epica? Ecco qual è il problema, signori. Neutrino con large compressor mi sono totalmente immaginati, perché effettivamente vuole i compressed dark iron. Noi il compressed dark iron dovremmo averne milioni di biliardi di bilioni, quindi liberiamoci di qui. Andiamo a fare adesso, se non mi fai la cosa epica vi incazzo, l'ultimo oggetto creativo del pack. Tadan! Signore e signori, non lo posso mettere? Dove dovrei mettermelo? Scusa, nel culo. Pronto? Dove? Basta che lo tengo in mano? No, ma sono curiosissimo adesso. No, non cadere. Andiamo sulla luna. To the moon. Sì? Warning, lo so ste tap, Antonio Cal. Qui, sì? Se mi tolgo questo? No, prendo danno, fermi. Ma dove va? Dove devo infilà? Scusa, dove me lo invile? Me lo sta invilando? Qui non credo che vada. No, e infatti qui. Ma mi sa che ho capito. Non andiamo qui, andiamo sulla base spaziale. Base spaziale, eccoci qua. Sì, base spaziale, grazie, molto gentile. Very well. Allora, se non sbaglio, qui, vedete, c'è, guardate l'ossigeno, d'accordo? Rompiamolo. Come potete vedere, l'ossigeno ascende. Se io ci metto questo, l'ossigeno sarà sempre pieno. Quindi io con questo posso fare una bolla gigante. No, voglio farla assolutamente. Bubble. Non si scrive così. Si scrive... Bubble di... Eccolo qui, perfetto. Mettiamo questo qui.
Aspettiamo, sì, buongiorno, mettiamo questo. L'energia non gli arriva perché dove... No, no, ti prego, no, non prendere fuoco, mio piccolo procio. Sì, dove va l'energia se io faccio così? Va a... Sarà questa qui a destra? I think? Non lo so. Proviamoci. L'energia non entra. Oh, entra, entra, entra. Sta entrando. Ci buttiamo dentro questo. Vediamo un po' se funziona. Eccola, signori. La sfera di aria. È totalmente inutile a questo punto della serie, ma devo dire che è una figata. Sarebbe stato figo averla nella Space Astronomy. Posso anche togliere la bolla invisibile? Figata, è totalmente infinita. Dovrebbe diventare un pochino più grande di così. E niente, è infinito. Posso metterlo qui, come invece posso metterlo qui. E non mi devo portare le foglie praticamente. Carino, 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 carino. Ragazzotti, pensavate che fosse finita qui questa puntata? E invece non lo è. Perché? Perché c'è da fare. Intanto mettiamo un bel pallino. Ma quanto è bello questo monco, ma quanto è bello. Dovrei spostare l'hub in realtà, perché qui è un po'... Boh, però qui non voglio deturpare il passaggio, il paesaggio. Crafting the Creative Energy Cell. Signori, l'ultima cosina che ci manca è costruire la turbina Industrial Steam della Mechanism. Shifty, non mi morire. Certatomi che Shifty non sia morta. Che cacchio è sta roba? Molto bene. Andiamo di qua. Ehi là, buongiorno, buongiornissimo caffè. Sì. Tutto quanto, tutte cose, perfetto, 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 perfetto. Allora, guys, normalmente la turbina... Ah, intanto qui dice costruire e non avviare, quindi è tutto un po'... Cioè, nel senso, potrei mettermi a gabbare sull'italiano. L'italiano in certi casi ha delle interpretazioni, in altri no. In questo caso dipende da chi scrive, eh? Soltanto chi scrive può decidere se il testo è interpretabile o meno. In questo caso dice costruire... e non far funzionare, quindi io potrei costruire la struttura e basta. Però io la vorrei pure far funzionare, anche perché sono davvero curioso di sapere quanto cacchio di corrente produrrà sto fregno. Per farlo mi sono preparato un clipboard, eccolo qua, come se fossi un presentatore TV. Salve, buongiorno, eccola qua, andiamo a vedere. Questo qui è tutto quello che ci serve. Visto che è noiosissimo, ve lo salto. Well, grazie alla magia del pattern encoder della Echu Staff e a quegli altri due ciccicicci, ho messo tutta la robetta qui a craftare, l'abbiamo ottenuta. Ho notato che l'Applet, ragazzi, ci sta lasciando. Praticamente arriva molto molto lentamente. Anche quell'altra arriva molto lentamente perché, non lo so, probabilmente sta processando troppa roba. È da un pochino che non controllo... i cosi, i drive. Andiamo a vedere un attimo. Drive. Ma stanno una favola. Secondo me semplicemente l'Applied non è fatta per avere queste extra cell qua, perché sono qualcosa di incredibile, gigantesco. Cioè un numero non comprensibile. Beh, andiamo. È arrivata la mano, morbida. Andiamo di qua a fare la nostra turbina. Devo dire che questo metodo della clip mi è piaciuto molto, perché vedete, ogni volta che facevo qualcosa mi segnavo quello che facevo e poi alla fine ho detto ho fatto tutto, fantastico. Andiamo a vedere qui le massime misure, me le sono appuntate, sono 11x11x18 e ha 28 turbine. Quindi andiamo a prendere questo cicci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 c
No, dicevamo 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi andiamo a tirare una bella linea per di qua. Ma perché uso sempre sta roba quando effettivamente io ho la guandona importante? Eccola qui. Ogni tanto me ne perdo una, la ricrafto e poi ritrovo quella precedente. Andiamo a fare oppela, 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 oppela. E voilà, perfetto. Direi. Quindi sicuramente mi servono più turbine casing, eccole qua, ne craftiamo un altro 300, ma crepi la paura, l'avarizia, anzi, ma adesso è veloce, oh. Ma quando non ci sto, bastardo. Abbiamo detto 18 d'altezza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Giusto? Uno in più di questo? Giusto, giusto, giusto. Vieni, vieni, costruisciti, vieni, vieni. Questo qui non lo facciamo bello saturo,
perché voglio metterci il vetronio. Ragazzi, è più carino col vetro la turbina, no? Ovviamente. Abbiamo fatto tutte le turbine, tutti i generatori, tutti i nuclei, tutto, tutto. Questo pack ti costringe a fare tutto. Una cosa che non ti ha costretto a fare è la Magneticraft. Poco, devo essere sincero. Se avessi scoperto prima i braccetti metallici meccanici, avrei fatto probabilmente una fattoria, una factory di una fase, un'industria di tutti questi tapirulan. Però è pur vero che a una certa prendi la l'equivalente exchange, tutti questi discorsi vanno un po' in vacca. Ok, andiamo a mettere lo structural glass tutto intorno. È tutto intorno. Oppela, tu togliti. Oppela, di qua. Sto struttura glass è un po' strunzo. Sei strunzo, tac e punto, bregato coso con le frutte. Però basta, facciamo la finita, eh. Ok, andiamo a mettere. Chissà se mi basta, non credo. Non credo che mi basti. Vediamo un po'. Con il chezzo, vi ricordate quanti erano? Structural. Non si scrive così. Structural glass, eccolo qua. Ne farei un 400 per stare tranquilli, ragazzi. Ma sì che arriva, copioso. Grazie Ciccio. Perché 300 e basta, scusa? Ti hanno chiesto 400. Che fa, come gli pare? Io gli dico 400 e lui mi fa 300. Vabbè, è andata bene. No! Ma mi hai illuso! Mi hai illusissimo. Adesso se non basti... Bravissimo. Non so se metterci anche il vetro sopra. Ce lo mettiamo il vetro sopra? Ma sì, ma che ce frega, ma che ci importa se dentro il vino ci hai messo l'acqua. No, ah, cioè, ma tra l'altro questo qui è un po' stronzo come turbina. Perché glass, chi lo trovo adesso? Eccolo. Vai Ciccio. Vedi, adesso va lentissimo. Guardate, 8, è rimasto su 8. Adesso va veloce, 92. Ma perché? Perché fai così? Io che ti ho fatto di male? Dicevo, è stronzissimo perché è davvero poco ergonomico. Cioè, se tu non metti le cose come devi mettere, lui non si forma e un po' mi fa roder culesh. Quindi noi andremo sempre a tentativi d'errore, come vi ho sempre abituati, e spero che vi piaccia. Ok, dov'è il centro? Il centro del mio vagare, qui? Oh yes. Andiamo a mettere le nostre turbicole, anzi i nostri rotori. Io ne ho fatti 20, ma non ne ho idea di quanti, sinceramente. Qui dice 28 turbine. Andiamo a metterle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Questa, guardate che bella. Bella che si mette da solo. Quindi ne abbiamo messe 20. Turbine. Eccole qua. Ne facciamo 8. Vai Ciccio, craftale. Oppela. E dovremmo esserci 28 turbine. Vediamo un po'. Arriva fino qui. Ma è meraviglioso. Non mi ricordo il rotator complex dove va. Connect displays on the high test turbine rotor on industrial turbine to carry kinetic and electromagnetic coils. Quindi questo coso va qui. Perfetto. E questi cosi tecnicamente dovrebbero andare qua. Ora non mi chiedete qual è la motivazione, perché non sono un ingegnere. Se lo fossi probabilmente non starei giocando a Minecraft. Quindi è molto semplice, molto se c'è un ingegnere che gioca a Minecraft, buon per lui. Però boh, magari potrebbe fare qualche altra cosa, tipo ingegnerare, non lo so, cose. Coil, dove stanno? Eccoli qua, però sono pochi. Dammene 100, ma sì, dammene 100, accrepi l'avarizia. Sotto a questi coil dovremmo metterci... Perché cadi? È caduto da solo, giuro che è caduto da solo. Intanto saliamo di qua, di uno, va? Dovremmo metterci le nostre vent. Lo sapete se avevo sbagliato? Non lo so, un'impressione di sbaglio. Pronto. Ah, ho finito i coil. Va bene. Oppela. Ed oppela. Poi ovviamente qui dobbiamo fare le cosine. E qui tutto intorno, ma anche esterne, ok?
ci dovrebbe andare le nostre 20cl. Allora, guys, ci ho messo 700 anni e ho dovuto fare pure una provina qui in basso. Perché? Perché ho confuso i pressure dispenser con le pressure, dove stanno? Vent, eccole qua. Che tecnicamente, se non sbaglio, possono essere messe qua sopra, però, e non sotto. Niente, io le avevo confuse totalmente. Oh, yes, funziona, ma sei meraviglioso. Guardate qua, oppela, perfetto. Possiamo aggiungere anche le ventoline, visto che ne ho fatte 700 miliardi sbagliando totalmente. Quindi, in sintesi, proprio andare a ricapitolare, ragazzotti, abbiamo bisogno di quel coso centrale, i pressure dispenser che praticamente fanno una compensazione tra steam e vapore, cioè tra steam compressa lo steam e lo gira nella turbina, questi qui, i coil che producono elettricità e quindi devono stare attaccati al rotore, e poi vabbè tutto il resto è struttura glass e turbine casing. Se sentite un leggero rumore, questa è Shifty che ci fa le fragole con la panna, morbide. Quindi andiamo a mettere le ventoline, le mettiamo qui, opela, e oh, raga, sono uguali, sono identici, quindi come i pesci, quindi mi sono davvero davvero confuso e stavo smadonnando, sono andato a vedere il tutorial proprio del tizio da Mechanism, però che ha fatto lui, e che dice, ah, tra l'altro non ho capito a che cazzo serve questo, adesso lo guardiamo. Turbine vent, eccole qui. Yes, very well. Opela e doppe e là, perfetto. Questo qui dice che condensa. No, aspetta, è questo qui, sì. Che condensa lo steam per farlo ritornare in riusabile acqua. Io direi che non me ne frega niente. Acqua riusabile. Andiamo a mettere qui una ventola. Ok, però prima apriamo. Una valvola, no, una ventola, sorry. E ci andiamo a mettere, che vedete, lì ho fatto una versione piccola perché non capivo perché non mi venisse. Shifty ci ha fatto le cose buone. Buone, buone, buone. Turbine. Andiamo a prendere queste qui e facciamo op op op. Ok, così è al max. Andiamo qui sotto e ci mettiamo le nostre valvoline. Dove sono le valvoline? Non lo so, stanno qui. Yes. Eccola qua. Perfetto, perché ci dobbiamo far entrare ovviamente l'acquetta, quindi chiudiamo qui, mettiamo questo, si attiva, ragazzotti, ce lo abbiamo, perfetto, perfetto. Limiting, non ho idea di che cosa voglia dire, perché? E tecnicamente dice che produce 800 milioni di miliardi di bilioni di RF, sarebbe interessante. Sarebbe molto interessante scoprirlo insieme. Allora, ragazzotti, togliamo queste cosine. Perfetto. Andiamo a togliere, a mettere questo fuori. Verso il fuori. Non posso farlo. Non posso farlo, sir. Forse con il configurator. Yes. Yes. Eiecta. Eiecta, mio caro amico. Tu rompiti. Tu rompiti. E tu rompiti. Ciccio è spento. Ciccio è spento. Dentro c'ha. Non c'è il coso. What the fuck? Ah, non c'è il coso perché, come potete vedere, io qui ho dovuto cambiare il tutte cose. Andiamo a vedere che, come avevo fatto a trasformare liquid di fuel. L'avevo fatto così, quindi devo per forza di cose mandarla di qua. Andiamo a riprenderci questo. Me lo riprendi? Yes, perfetto, perfetto, perfetto. Ci mettiamo qui questo e mi serve un mechanical, eccolo qua, ultimate, opela, configurator per me, grazie, thank you. Ok, questo qui si è trasformato in questa qua. Adesso utilizzeremo questa per praticità, ma poi dovremo farlo con metodo non creativo, ve lo ricordo. Quindi andiamo a piazzarla, anche se questi cavi fanno schifo. Andiamo a piazzarli qui, ci mettiamo estrai, ok, adesso laggerà ancora di più, ma ancora di più, bastardo, perché laghi così tanto? Vediamo se arriva, perfetto, sta arrivando, aspettiamo questi cicciotti tutto quanto. Quello che ci serve adesso è l'acquetta, ragazzotti, quindi andiamo a prendere della water, eccolo qua, gli infinity water, chissà quanto consuma, non ne ho davvero la più pallida idea. Servo, andiamo a prendere i servozzi nostri, usiamo i super laminar che sono davvero very velox e boh, ce ne metto 4, forse è poco, forse è troppo. Hai dunno, oh cazzo, non li prendi?
Non ti piace? Seriously? What the fuck? Ma davvero? Tank, prendiamo una Resonant Portable Tank? Non mi prendi? Questo è curioso. È molto curiosissimo. Cioè, nel senso, a parte che quanto è lento? Ma devi fare questo più questo? Ragazzi, la mia Apple sta morendo male. Io me la sento e sta morendo. E faccio così? Ok, l'acqua ci arriva, ma con quale tasso di lentezza ci arrivi? E se faccio così? Ok, però non entra. Eppure sta su input. Vediamo un po'. Sì. Water cooled. Fermi tutti, ragazzotti. Cioè, sta funzionando in realtà. Io sono 2 ore che stavo qui smadonnando, ma se noi andiamo in fue, no, in heat, vedete? C'è l'acqua, soltanto che entra lentissimamente. Oh my god. Ma sul serio? Entri così lenta? Cazzo di Buddha. Cazzissimo di Buddha. Se lo prende, questo qui non lo prende. Aia. Ragazzi, ho un problema. Fare le pompe elettriche sarebbe davvero... Poi quelle brucia, cioè te fa male al pene, esatto. Stavo pensando a quest'altro metodo. Fare un po' di steam con questo. Però ci mette tantissimissimo ad accendersi sto fregno. Quindi insomma, un po' lo odio. A questo punto, un po' di steam ci dovrebbe essere qui dentro. Cioè, non ce ne sarà così tantissimissimo, però ci sarà un po' di steam. E in questo caso lo steam lui lo vede come liquido. Quindi se io facessi... Ah, questi qui ti connetti, bastardo. Vediamo se lo pompa un po'. Lo pompa più veloce. Lo pompissima più veloce. Però... è sempre lento. Ragazzi, qui bisogna fare un setup fatto diversamente. Sì, va molto più veloce di prima. Come facciamo? Intanto facciamo così. Andiamo a prendere una tank. Una tank. Dimmi che le Resonant... No! Userò questa. Oddio. Userò questa che se me lo fa è fantastico. La Builcraft ritorna. Vediamo un po'. Facciamo così. Che brutto, sto facendo un accrocco inguardabile. Non mi criticate, vi prego. Ok, se ci metto questa qua dentro. Intanto togliamolo per vedere effettivamente se entra l'acqua. Col cazzo. No, entra. Certo, è proprio una pecionata quella che sto facendo. Opela, vediamo un po' se entra un po' più copioso. Sì. Quindi ragazzotti, a questo punto direi, mamma mia, qui che cacchio stai facendo? Direi di provare ad accendere il nostro amico. Oh, l'acqua è piena, sembra andare tutto bene. C'è dentro il nostro ciccio puzzo, sì. Quindi signori, accendiamo. Ok, sta producendo qualcosa, facci vedere. Steam, sta producendo steam ed elettricità, non lo sapevo. Ok, ma adesso mi sorge spontanea una domanda. Ma se io faccio così e ti metto lo steam qui. Vediamo un po'. Che paura, ragazzi. Temevo di averla persa per sempre. Ok, signori. Oh wow. Quanto stai producendo? Guardate lo steam come entra. Un giga? Un giga joule? No, togli i joule, metti gli RF. Un giga RF. Ma non mi dice quanto produce. Ma dai, dimmelo, cacchio. Wow. E c'è lo steam. E la va. Grazie piume che giungono a me. Cioè, incredibile. È poco steam. Produce 64.000... No. L'input è di 64.000 millibuckets di steam. Però io non riesco a... Raga, ma questi sono miliardi? What the fuck? Fermi tutti. Sono davvero miliardi? Oh shit. Come faccio
a capire. Ah, sono fuori range. Come faccio a capirti? A capirti, ti rompo. Vediamo se. Guardate come gira. La prima volta la vedo girare così veloce. Andiamo a prendere una valvola e vediamo quanti cacchio di cose produce. Ok, ragazzotti, ho preso quello che ci serve. È il momento della verità. Vediamo quanto produce questo ciccio ciccio. È assurdo perché cacchio è davvero davvero davvero. No, sì, valvola. Ma porterà anche gli RF secondo voi questa valvola? Vediamolo subitissimamente. Yes, nope. Ma dai, come no? E come ti tiro fuori gli RF, amico caro? Cioè, nel senso, dovresti... Sembra che li stia tirando fuori, eh. Non lo so, vediamo un pochino. Ok, andiamo a dare un occhio. Allora, c'è un input strano. Uno? Un milioncino fa? Perché si accumula? Non dovrebbe accumularsi. Dumping? No, che dumping? Tu nonno, dampa, ma che cosa stai facendo? Allora, qui dice che la capacità è questa, il max flow è questo, quindi ragazzi, la creative tank non ce la fa. Non ce la fa, cioè, stiamo capendo, non ce la fa. Aspettate che la metto pure su, esci. Ah no, come? Si è fermato. Si è fermato. Va bene, ti metto su entra, se proprio insisti. Non mi sembra che qui stia prendendo roba, prende soltanto da sotto sta bastarda. Così. Ok, qui la sta prendendo. Magari ci abbiamo un altro lato che comunque schifo non ci fa. Vediamo se la cosa migliora oppure no. Qui abbiamo 64.000 millibucket, eh? Ok, 128.000 millibucket, perfetto. Sta scendendo. V7. No, ma perché fa zoom zoom zamba zimb? Ah, guarda. Minchia. Ma fa velocissimo. Ma perché non riesce a prendere le cose al Cryodeum? Eccolo, si è attaccato bene, vediamo. Ma si strunz. Sei strunz. Guardate quanto veloce. Sta aumentando lo steam, eh. La produzione però no, non ce la dice. Cioè, è un pezzo di merda. Rompi. Lui accumula, ma la produzione in RF non ce la dice. La massima produzione è 115 milioni di RF su tick. Limitante. Sono un po' triste. Però, ragazzi, è comunque una fonte di energia. Tra l'altro mi pare di essermi reso conto che questo fregno produce milioni di RF anche ad acqua, cioè comunque produce anche elettricità oltre a cosa. Si è spento perché ho tolto la tank creativa, giustamente. Devo dire che è bellino, peccato che quando fai una cosa superiore, cioè che dovrebbe essere... Ah no, probabilmente è perché non è pensato soltanto per questo. Anche se sarei curioso di attaccarne due con... Sarei curiosissimo di attaccare tantissime di queste per vedere quanto cazzo produce sto fregno. Però non so perché la GUI non ce lo fa vedere. Mentre lui continua a produrre, guardate, questi sono miliardi di RF. Cioè, produce sicuramente milioni, perché non me lo fa vedere. Ma se i miliardi vanno così veloce, qualche milioncino lo farà. Forse una 10 milioni, non lo so. Interessante, purtroppo non lo potremo utilizzare nel Goal per i 10 bilioni, ma vabbè, fa niente. Ragazzotti, io vi salustro qui, termino questa puntata dopo aver costruito la turbina della Mega Nice. Mettiamo un altro segnetto, signori, ci manca soltanto fare 10 bilioni, ovvero 10 miliardi di RF su tick, e fare uno stack di Demon Steel, che però stiamo craftando, se non sbaglio, qui a cose, andiamo a cose, stavamo a 16, vediamo adesso che abbiamo velocizzato la produzione, se me l'ha fatto un altro. Sì, 16. Ma sei un figlio della merda. Vabbè, ci abbiamo 2 di 10, eh. 2 di 10 dovrebbe arrivare abbastanza frettolosissimamente. Questo è D8. Vogliamo vedere? Sì, terzo. Questo diventa terzo. Che poi diventa quarto. Perfetto. No, poi serve un quinto, un sesto, un settimo, un ottavo. Qui dentro questo qui diventa qua, diventa qui e ci darà il 17. Quindi ne faremo uno ogni 2 ore, visto che questa puntata mi è durata 2 orette.
Io vi saluto, lasciate un pollice nel su, ci vediamo alla prossima puntata, ovvero l'ultima. Non mancate. Bella!